voglia di fare musica. È anche un pochettino sexy. Dopo ore e ore e ore di coda per poter trovare parcheggio, finalmente siamo arrivati. Eccoci qui alla nuova edizione dell'ECMA 2021 dopo la pandemia che si era fermata per un anno. Questa edizione ritorna e naturalmente dà un po' ampio respiro a quello che è anche la mobilità sostenibile. Oh, mi sono detta, sì, però io sto cercando una macchina, quindi un quattro ruote. Chissà se però qui all'ECMA troverò magari la moto dei miei sogni, la due ruote, chissà. Magari non l'hanno neanche ancora fatta, quindi devo vedere quale sarà il futuro. Intanto, se volete, insieme possiamo entrare e andiamo a vedere le novità di questa nuova edizione. Oh, mi raccomando, poi magari prossimamente vi faccio vedere quello che ho comprato. State in campana. ECMA 2021 si parla di sostenibilità. Allora, passeggiando tra i vari padiglioni, sono stata colpita, intanto da, credo, un nuovo progetto, ma ne parleremo tra pochissimo, ma anche un po' da quella che può essere, non so bene se una bicicletta, una cargo, una, insomma, un veicolo che in qualche modo ha molto a che fare con la sostenibilità, ma mi ha colpito anche il nome, perché in realtà, come milanese, il Lambro mi riporta un po' a un parco, il Parco Lambro, dove nel 67, insomma, c'erano le prime contestazioni, la musica era anche un po' alternativa. Quindi di alternativo quanto ci può essere in questo progetto, ne parliamo con colui che ha ideato questo progetto. Intanto grazie di essere con noi. Prego. Vabbè, di alternativo effettivamente ce n'è. Forse la cosa più alternativa di tutte è che noi lo abbiamo realizzato come Repower, essendo un operatore energetico. Noi siamo presenti sul mercato per fornire energia e gas alle aziende italiane in Italia. Però abbiamo pensato di realizzare un veicolo elettrico, un cargo bike a pedalata assistita, pensando a, come dire, a completare quello che è il nostro ecosistema dei servizi della mobilità, includendo un veicolo che potesse cogliere quelle esigenze delle aziende italiane, esigenze molto trasversali, che ancora oggi non vengono del tutto soddisfatte. E quindi, come operatore energetico, abbiamo pensato di buttarci, di lanciarci in una missione, un'avventura, la definirei, effettivamente abbastanza alternativa in questo senso, e che ci ha portato a sviluppare la gamma dei Lambro. Ecco, questa gamma dei Lambro ce ne sono due, uno è Lambro Gio e l'altro Lambrogino. Lambrogino anche qui, insomma, ci fa un piccolo riferimento anche alla musica e un po' ai piccini, quindi in questo caso posso dire che Lambrogino può essere utilizzato forse anche come la bici alternativa per le famiglie, dove portare i bambini invece del classico seggiolino, mentre il Lambro Gio magari per la mobilità e per le aziende che in qualche modo, insomma, devono anche trasportare magari delle merci. Allora, indubbiamente l'utilizzo a cui abbiamo pensato per le due versioni, non è un caso che ne abbiamo fatte due, una chiusa ed una aperta, è proprio un utilizzo molto trasversale. E abbiamo pensato sia alle aziende e alle realtà che trasportano beni nei centri storici, in tutte quelle zone non accessibili, ovviamente essendo una pedalata, un veicolo a pedalata assistita può andare ovunque, quindi nelle zone pedonali, nei parchi, e abbiamo pensato anche ad un veicolo aperto che è il Gino, noi lo chiamiamo il Gio e il Gino, che potesse essere utilizzato anche per il trasporto di più di una persona oltre al passeggero, ma fino ad altre tre persone, per cui anche pensato per accogliere ospiti di strutture ricettive, famiglie, eccetera. E il nostro target è comunque l'azienda, il business, quindi l'azienda italiana, l'impresa, ma abbiamo pensato ad un mezzo che potesse essere utilizzato da loro per i loro ospiti, e quindi in questo senso, se ci diamo del tu, ti do ragione, è un mezzo che può e deve essere anche utilizzato per portare famiglie, persone. Insomma, un mini taxi per le aziende, un mini taxi, per gli alberghi, per le infrastrutture ricettive, campeggi, eccetera, anche questo scopo. E per quanto riguarda la sostenibilità, sicuramente noi parliamo anche un po' di quelli che sono stati i materiali utilizzati per questo progetto e dopo, diciamo così, la loro vita, perché anche questi progetti hanno poi una loro vita. Che cosa ne facciamo di tutto ciò? Allora, il concetto di sostenibilità è un concetto complesso, almeno per chi lo vuole affrontare in modo serio. Il primo elemento della sostenibilità è legato alla durata di vita di un qualsiasi prodotto che si voglia portare a mercato, e il Lambro è pensato per una durata lunga sotto tutti i punti di vista, proprio nella scelta progettuale del telaio, della tipologia di motore, eccetera. Quindi
oltre che pensare al dopo, bisogna pensare a quanto è lunga la vita del prodotto stesso. Pensando al dopo, abbiamo voluto scegliere un materiale riciclabile, che è tutto il materiale della carrozzeria, che è un materiale 100% riciclabile, pensato proprio per poter dare anche una continuità materica al materiale dopo il ciclo di vita del veicolo. Mi sembra giusto, così non andiamo a inquinare troppo. In chiusura, visto che siete anche, avete a che fare anche con l'energia, insomma distribuzione di energia, diciamo che ricaricare in questo caso anche il Lambro oggi è ancora un po' difficile, forse anche nelle città, insomma le colonnine non ci sono ancora così tanto. Cosa pensi quindi di questa cosa? Allora, su questo veicolo ho vita facile nel dare una risposta, perché si carica come su una normalissima presa asciugo, abbiamo anche integrato un cavo di 6 metri per la ricarica, per cui basta una qualsiasi presa, anche diciamo domestica o facilmente accessibile, per cui su questa la domanda è complessa ma la risposta è semplice. Sul mondo della mobilità, quella più diciamo che va oltre le biciclette a pedalata assistita, effettivamente il tema è complesso ma merita forse un'intervista a parte. Allora ci diamo appunto come Repower, noi ci pensiamo e ci stiamo curando anche soprattutto di quell'aspetto. Beh, questo è importante. Allora, qui all'interno dell'ECMA vi troviamo nel padiglione 18, stand 77, se non ricordo male, quindi magari poi facciamo un giro a vedere quello che avete da proporre. Ci ritroviamo quindi il prossimo anno, così vediamo quanto questa mobilità sostenibile effettivamente ha preso piede. Va bene, va bene. Io, se volete, chiuderei con una battuta. Questo è un veicolo che, nonostante debba rimanere dentro la normativa della bicicletta pedalata assistita, è un veicolo che io reputo molto rock. E allora dico una radio, perché è molto divertente da guidare ed è molto divertente essere portati su questo veicolo. Senti, ma c'è l'autoradio? L'autoradio canto io. Ah, va bene, ok. Allora Gio, visto che tu canti, pedali anche e mi porti a fare un giro, dai, vediamo come si sta. Intanto qui abbiamo anche il pubblico che guarda, eh. Ah, bellissimo. La vita l'è bella. Ma che bravo! Oh, occhio che mi fai cadere qui, Mi tengo! Ma tu sei spericolato! Grazie all'ECMA 2021 e naturalmente a Gio e al suo Lambro Gio. Eccoci! Wow, perfetto! È bellissimo! Senta! Sono un tuo collega, quindi dimmi un po' come ti sei trovata su questo mezzo. Allora, io mi sono trovata benissimo, secondo me ben ci sta come taxi, soprattutto per gli alberghi. Diciamo, no, beh, è un veicolo a pedalata assistita, quindi è un cargo bike, è una bicicletta a pedalata assistita, che noi ci auguriamo sì che venga utilizzato in contesti molto diversi l'uno dall'altro. Allora, in un mondo che si va verso il green, direi che questo è un mezzo che nelle città, nelle metropoli, può avere nei posti turistici sicuramente un futuro sicuro. Sì, non solo, perché questo rientra perfettamente anche in tutti quei luoghi naturalistici, parchi, grandi villaggi che nutrono e colgono il tema della qualità della vita, rientra perfettamente, anche per una questione estetica, devo dire. Grazie mille, grazie alla collega. Il tuo nome? Elka Varesotto. Varesotto, Simona Solavagione, TRS Radio. Ci siamo incontrati qui per il Lambro Gio. ECMA 2021, Tokic si incontra qualcuno che non solo ha a che fare con il vino, ma sicuramente con donne e motori. Mi hanno detto non mi chiedere delle donne perché sennò potrebbero uscire delle cose sconce, ma voi non sapete che non dovete dirmele queste cose. Allora, intanto i vostri nomi? Alessandro. Enrico. Mauro. Da dove arrivate? Dalla provincia di Brescia, Franciacorta, Paderno. Allora, intanto mi hanno detto che tu sei colui che deve parlare dell'ECMA 2021 perché sei l'esperto. Esperto in cosa? No, beh, esperto in donne, in moto, perché faccio parte appunto del settore avendo un'officina. È da un po' di anni che veniamo qua tutti gli anni per vedere le novità, insomma. Okay, ma tu cerchi le novità, quindi officina, ma invece loro due che ti porti appresso, che cosa cercano? La vede mia moglie questa. Ah, cerchi tua moglie! No, cerchiamo le novità, cerchiamo le cose che non si vedono su internet, perché una cosa è vederle in rete e una cosa è sedersi sulla moto. E quindi proviamo questo. Allora, a proposito di sedersi sulla moto, passo da te. Sedersi sulla moto, quindi che emozione fa? Cioè, rispetto magari a sedersi su un sedile di un'automobile magari anche un po' particolare.
Allora, diciamo che è una passione che senti comunque da quando ci nasci con la passione, sia dalle moto che per le auto, nonostante io ho entrambi la passione, e però è una cosa che capisce solo chi la vive, la stessa passione che ho io. E quindi è bello di guidare e divertirsi. Vabbè, forse perché la moto dà questo senso di libertà, no? In qualche modo, rispetto alla macchina. E quindi bisogna però anche tenerla un po' come se fosse un bambino. Tu che hai l'officina mi dici sì, bisogna tenerla in qualche modo bene. Assolutamente, perché lo capisci quando hai il rapporto col cliente, cosa significa appunto il valore proprio in sé, non è più un oggetto, ma è un qualcosa appunto che... La passione la vivi non solo guidandola ma anche guardandola, e il rapporto che ha il cliente, il proprietario proprio della moto, va al di là di ogni cosa. Oh, ma io guardo i vostri occhi quando parlate delle moto, sembra che parlate di donne, perché le tenete veramente, no? In un qualche modo, moto elettrico, perché 2021 è sinonimo di elettricità? No, mi spiace, non incontra i miei favori, perché forse sono troppo anziano, ma la moto deve far rumore, ecco, diciamo così. Cosa in chiusura avete trovato di bello, insomma, qual è la moto che più è nei vostri sogni o che vorreste, ecco, mettiamola così. Allora, preferenza singola non ne ho avuta, sinceramente. Riguardo la domanda del motore elettrico, è una cosa ancora troppo nuova che fatico ad accettare, che so già che è un futuro. Bisognerà trovare qualcosa di positivo anche lì, però il vero motociclista momentaneamente adora ancora rumore, casino e... Diciamo questo rombo del motore che deve ancora sentire, farsi sentire, mettiamola così. In chiusura, un vino che abbinereste all'ECMA 2021? Chi è il l'ubriacone? Ti direi l'Uberti Quinque. È un bollicine. Un bollicino, quindi è un pranzo corto. Quindi abbastanza frizzantino per dare quel senso di andare in moto, e quindi il nostro viaggio. Assolutamente. Grazie ragazzi, buon ECMA, grazie.